un video un po' diverso dagli altri, semplice, senza troppi preamboli, senza lavagna, senza scrivere niente. Il punto focale è: perché non raggiungo i risultati? Perché non riesco a ottenere quello che voglio? Ora potremmo perderci in una discussione lunga, un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, 4 ore, su il come fare i pesi, sul cosa mangiare, sulle metodologie di allenamento, un sacco di cose. Ma fondamentalmente l'unica cosa che conta e l'unico vero motivo per cui non raggiungete risultati, e per risultati, siccome non si intende il vincere le Olimpiadi, ma si intende perdere 3 kg, 5 kg, 10 kg, o essere un po' più forti, o essere un po' più resistenti. L'unica cosa che è veramente il vostro problema, e lo dico un po' qua senza censura, scusatemi, non me ne vogliate, è che non avete i coglioni. L'ho detto. Il problema principale è che avete paura di mettervi in gioco, avete paura di fallire, avete paura di non riuscirci e non volete accettare questa cosa. Ricordatevi che accettare il fatto di avere paura è di per sé una vittoria. Perché se io so di essere una persona timorosa, posso lavorare per migliorarmi. Se io sono una persona timorosa, sono una persona che ha paura, ma penso di essere un duro, penso di essere senza paura, penso di essere veramente bravo. Lì è un casino, perché lì non se ne esce più. Ok? Quindi prendete atto di chi siete veramente, e una volta che sapete chi siete, sicuramente lavorerete 100% nella direzione giusta, pardon, per poter migliorare e raggiungerete 100% i vostri risultati.